Oh Pino, ma l'aspirina tu la potresti prendere come tutti gli altri. Oh, per bocca non mi fa nulla, poi se tu devi rompere le palle. Ma scusa amore, tu fai sempre il solito pezzo, il lattaio sardo, l'ho sentito mille volte. Ora ti fa godere. Sì. D15. Vabbè, te me l'hai vista, dai. Me l'hai vista. Non è che te l'ho vista, è che te la porteri, la metti sempre in piedi nell'angolo. A me mi piace lì, io lì ce la vedo bene. Te la metti lì, io te la prendo sempre. Vabbè, non ti preoccupare. B9. Acqua. Ma per forza, cioè io non lo so, Leona. Hai chiesto B8, hai chiesto B10, cosa pensavi di trovarci in mezzo un sommozzatore? Non ti arrabbiare. Oh. Mi fai incazzare, non sai giocare. Vabbè, non ti arrabbiare. Ecco, vai a rispondere al telefono, vai. Vai, Rocco, vai. Comandi. C8. Vabbè, affondato, dai. Buongiorno. Speriamo. Ah, la proteina. Insieme alla Sonia si sta facendo un corso di lettura del pensiero, tecnica giapponese. 2 volte alla settimana, 300 carte in mese. Io mi sto specializzando sui colori. E cioè? Cioè funziona così, te svuoti la mente, pensi un colore, le tue vibrazioni armoniche si trasmettono a me tramite onde di pensiero, io riesco a capire il colore che te t'ha pensato. Proviamo. Proviamo. Svuota la mente, pensa un colore, fissa il punto. Rosso. Giallo. Vicino. Sì, vicino a un semaforo. Oh, sono sempre colori solari, eh? Colori solari. Almeno se concentravo bene, non posso sbagliare, ci ho persi. 300 carte al mese. Che serata, ragazzi. Hai capito la sorella di Rocco? È incinta e non sa di chi è la troia. Te stai zitto e pensa alla tua cugina, che se non erro fu beccata una settimana prima del matrimonio insieme a un imbianchino di Cecina. Che c'entra? Era un amico e poi mica lo sapeva che faceva l'imbianchino, se no... Intanto una bella pennellata l'ha presa. La troia. Ancora abbiamo gli ammortizzatori idraulici, ancora abbiamo monomarce, ancora abbiamo questi stupendi colori e un motorino garantito 3 anni. Comunicazione di servizio. Fate attenzione, vabbè, a parte il fatto che questo dentifricio mio costa 18.500 lire, un dentifricio di importazione americana rarissimo. Comunque, se lo volete usare, lo dovete strizzare dal fondo e non dal centro. Senti, fa una cosa, comprane 5 e non rompere i coglioni, va? Ma che schifo, testa di cazzo! Bravo. E questa dove l'hai presa? Al portafoglio di tuo suocero? Senti, cornuto di merda, lo sai dove te lo metto il dentifricio? Oh, calmati, eh. Ma calmati cosa? Questo è già un bel periodo che mi rompe i coglioni. Ma lo sai perché non ti do uno schiaffo? No. Perché la vita già te ne ha dati parecchio. Lo sai perché non te lo do io? Perché io la merda non la tocco. Vabbè, ragazzi, vogliamo andare avanti parecchio. Se l'università vi deve fare, ci deve fare questo effetto. Smettiamola subito, eh. C'ha ragione. Ma c'ha ragione cosa? Poi tu sei un buffone, l'università. Guarda che non ti c'ha obbligato nessuno a tornare all'università. Potevi continuare a fare il maritino modello. Maritino, Bruno, ma se prendessimo esempio da te, qui dentro non si dovrebbe sposare nessuno. Che cazzo dici? Dai, si sa tutti e tutti si rompi la cognata. Poi da stronzo, basta. Non t'azzardare, ti azzardare a toccare la mia famiglia perché t'ammazzo. Non mettere le... C'ha ragione, Bruno. Quale famiglia? Se non aspetti altro che muore tuo suocero. Ecco, questi sono cazzi miei. Vabbè, sono cazzi tuoi. Però adesso basta, ragazzi. Sei passato il limite, andiamo. Rilassiamoci, via.
Io saprei una tecnica zen. Ma vaffanculo, mangia, te, la tecnica zen, demente, osti. Ragazzi, sono 2 anni che si vive tutti insieme. Si è dato 3 esami in 4. Non lo so, è giusto? 3 esami in 4 è giusto? Non lo so. Anche te, Pino, scusa, visto che siamo a dirsene. Sono 4 mesi e non tutti rifai il letto. Non lo so, tu fai veramente schifo. Ma perché lui è un artista, capito? È uno che vive nel mondo dell'arte, crea. Tanto poi i piatti chi li lava? Dio, ma sempre con questi discorsi da serva, sei noioso, sai? Scusa, Bruno, sto facendo dei discorsi che ti annoiano. Mannaggia, però bisogna farli, capito? Perché qui dentro l'unico che si fa un mazzo tanto sono io. Quando siamo entrati, gli accordi erano ben diversi, ricordate? La cassa comune, la spesa, una volta per uno, la pulizia del cesso. Qui l'unico che pulisce sono io. A me non mi piace vivere nella merda. Guardate quest'uomo. Questo bel giovanottone, ogni volta che va in bagno e piscia, fa un lago. Dopo per entrarci vogliono le pinne. Piccino, te l'ho detto tante volte, se non te la senti di farla in piedi, siediti. Ora mi metto a sedere come le fiche. L'unica cosa che siamo stati capaci di fare è stata arredare questa cucina. E sai che capolavoro abbiamo fatto? Pare di stare a Disneyland. Ma sai quante cose dovevo fare prima? Comunque da domani glielo faccio vedere io. A chi? No, dicevo così in generale. No, intanto mi ristrutturo la casa di via del Querciti. Che nonna Pia l'ha lasciata a me, no, a quelle merda dei parenti. E poi... Aspetta, non è che adesso tu torni al paesello, io vado a Follonica. Loro si sparpagliano, non ci vediamo più. Si sparpagliano 2. Vabbè, poi voglio dire, no, il paesello, Follonica, il paesello. Non è che stiamo a 6.000 km di distanza, ci sono le macchine. Sapete che facciamo? Appena ho ristrutturato la casa a via del Querceto, facciamo una bella rimpatriata, un po' di fija. Senti, fija, qui sono 320 carte. Quanto viene a testa? 80 a testa. 80.000 lire a testa. E certo, tutto quello che si è bevuto l'artista maledetto. Oi, non è una festa di compleanno. Compleanni io bevo. Ha ragione. Poi la festa è mia, pago io, dai. No, 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 proprio perché la festa è tua si paga noi, dai, dividi per 3. No, no, Leonardo, questa regola quando l'hai fatta? Il mio paese veramente paga il festeggiato. Dai, hai ragione, faccio un assegno. Vai a vuoto, no, 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 si paga noi. No, veramente, allora, la regola delle regole la so io, è questa. Se non gli si è fatto il regalo, paga lui. Se non gli si è fatto il regalo, si paga noi. Appunto, si paga noi. Si paga noi. Ecco, invece la regola delle regole è andata a cagare perché io penso un'altra cosa, invece. Penso che questo conto... è eccessivo. Non fare il bischero, forza. No, no, tanti discorsi e poi dammi conto, dai. No. Non facciamo cazzate. Lo vogliamo fare?